Prosegue il nostro confronto con i candidati che concorrono per la conquista di un seggio in seno al Consiglio regionale pugliese. Siamo con l'onorevole Antonio Bruno, che è candidato con la lista Scelta Civica. Onorevole Bruno, la lista appunto Scelta Civica sostiene il governatore uscente Emiliano. Perché Emiliano? Perché ritengo che vada rafforzata la presenza in Consiglio regionale di uomini di esperienza, va rafforzata con la nostra lista la posizione del presidente Emiliano, anche se alcuni puntualmente in questi giorni hanno da ridire sulla sua candidatura. Io ritengo invece di aver fatto una scelta meditata e serena, anche se non mancano le ragioni di criticità nell'operato dei 5 anni appena trascorsi, ma non c'è da fare paragone con le altre candidature, con gli altri concorrenti, in particolar modo con il candidato presidente Fitto del centrodestra, perché nessuno ha dimenticato anche la presenza di Fitto in regione nei 5 anni in cui ha fatto il presidente. Molti hanno bene in mente le cose che ha prodotto in negativo, partendo proprio dalla riforma sanitaria, dalla chiusura degli ospedali in Puglia. In modo particolare parlo della mia provincia, mi riferisco ad alcuni ospedali tipo Grottaglie qui vicino a me.